Le tematiche che sono rappresentate qui in questa mostra sono diverse e differenziate. Gli spazi della mostra sono molto articolati, quindi ben si prestano a questo tipo di suddivisione. Ma devo dire che soprattutto negli ultimi tempi mi sono appassionata sempre di più alla rappresentazione di tematiche di tipo sociale, proprio di impegno civile direi, che è un po' poco rappresentato nell'arte contemporanea. E nella fattispecie mi interessa molto analizzare la situazione italiana e però anche globale della condizione della donna. E in questa mostra, che si chiama non a caso appunto Gabbia per Signora, evidenzio come in tantissime culture, fra loro molto diverse e anche lontane fisicamente, ci sia sempre stato, storicamente ma in certe anche attualmente, il tentativo di condizionarne la libertà, la mobilità, la possibilità di parola, la capacità di comunicazione, di esprimere le proprie idee. E così, per esempio, ci sono le donne del Padong che hanno questa serie di anelli che impedisce loro il movimento se non per e quindi la mobilità. Idem è successo nella Cina fino a 40 anni, 50 anni fa, insomma fino alla rivoluzione, dove i piedi delle donne venivano addirittura deformati per poter indossare delle scarpine microscopiche, ed era un modo di impedir loro il movimento e l'autonomia, ovviamente, soprattutto l'autonomia. Poi abbiamo il disco labiale di alcune tribù africane che impedisce alle donne sempre di parlare e di comunicare, e tutto questo l'ho un po', diciamo... e poi c'è il burka naturalmente, che è un'altra gabbia non da poco, e tutto questo l'ho avvicinato a degli specifici oggetti medievali che si chiamavano maschere della vergogna e che venivano fatte indossare come una specie di gogna alle donne o troppo chiacchierone o pettegole, insomma, che veniva considerato che parlassero troppo. Non sono video d'arte tradizionali, sono animazioni fatte al computer con determinati programmi che oggi consentono a una persona da sola di fare un lavoro per cui fino a qualche decennio fa occorrevano delle equip numerose, per cui diventa quasi un nuovo mezzo espressivo, perché quello che fai tu da solo con i programmi che puoi usare equivale, non so, a un quadro o a una partitura musicale, cioè è tutto il tuo prodotto, non è un prodotto di equip come era una volta. E questo è molto interessante perché appunto ti concede più libertà e poi è qualcosa di nuovo in qualche misura. Poi al piano inferiore c'è una sezione, non so se l'avete vista, di quadri che sono dei coacervi organici quasi un po' in disfacimento, e quello era un tema, insomma, da cui mi ero sentita quasi pervasa nel momento dell'invasione dell'Iraq. C'era una situazione complessiva che dava, e anche per questioni ecologiche, cioè, che dava un senso di proprio disfacimento, di organismi in decomposizione. E così mi sono sentita di fare questa serie di quadri, che sono quelli del piano superiore. Poi sotto ancora ci sono gli arazzi, non so se li avete visti. No, dopo vi faccio fare un giro veloce.
mostra è intitolata Gabbia per signora ed è una luce accesa su quella che è la condizione femminile attuale, direi terribilmente attuale, della donna nel mondo, ma credo che a ben guardare sia una luce accesa su quella che poi è la condizione generale dell'essere umano, no? Dell'uomo che in quest'ansia di libertà in realtà poi si trova sempre in gabbia, gabbie di sua fattura o gabbie imposte da quelle che è la società, dai costumi o dalle condizioni spesso sociali ed economiche che uno si trova a vivere. Chiaramente il valore di questa mostra quindi è più forte per quanto mi riguarda e la Rocca Centro per l'Arte Contemporanea è veramente lieta di ospitare questi eventi che danno anche un messaggio ulteriore rispetto proprio alla bellezza poi artistica propria, no, delle opere in esposizione, perché ci consente di indagare con quel linguaggio che è proprio dell'arte, cioè l'intuizione, tematiche così importanti che andrebbero poi invece tenute sempre all'attenzione di una società, di un paese, perché si possa veramente lavorare perché vengano in qualche maniera risolte e dirette diversamente. Quindi al di là della bellezza artistica, noi abbiamo oggi il piacere di avere un confronto con delle opere esposte che ci regalano con un'intuizione immediata una consapevolezza, no? Quella consapevolezza che un'immagine più di mille ragioni o di mille pensieri logici ci restituisce e ci dà. E dà una fotografia direi molto cruda ma purtroppo reale delle varie condizioni e delle varie gabbie sociali in cui la donna spesso è costretta. Parliamo del burka piuttosto che degli anelli labiali, piuttosto che del piedino cinese, piuttosto che anche storicamente degli strumenti di tortura imposti perché parlassero di meno le donne o perché non esprimessero opinioni personali. Quindi veramente c'è un'enorme soddisfazione dell'amministrazione comunale di Umbertide, perché all'arte uniamo veramente anche un profondo messaggio sociale che, oltre a rendere quindi giustizia alla capacità e alla bravura dell'artista Alessandra Zorzi, ci consente una serie di riflessione su quella che è la condizione umana, in particolare della donna.